su Minecraft esistono ormai da anni l'arco e la balestra, però direi che sono diventati un po' noiosi, non credete? Quindi oggi li bruciamo tutti! Perché ho aggiunto dei nuovissimi archi, super OP! Oggi ne andremo a vedere 5, li testeremo e cercheremo di finire Minecraft con questi archi qua, ovvero l'arco di Firework, che fa esplodere un firework randomico quando colpisce, l'arco Shulker, che fa levitare chi viene colpito, l'arco rimbalzoso, la freccia rimbalza per ben 5 volte, l'arco Ape, spara api a posto delle frecce, e l'ultimo l'arco Anvil, che spara direttamente dell'Anvil in testa ai nostri nemici. Li prendiamo subito e andiamo a testarli. Però prima ovviamente dobbiamo prendere il legno, perché il legno è la cosa più importante in questo gioco. Facciamoci il primo picco nel legno e prendiamo la cobblestone. È arrivato il momento di cercare il ferro. Dov'è il mio amico Iron Golem? Gli voglio sparare un Anvil in testa oggi. Beh, è scappato l'Iron Golem, ma abbiamo anche il fabbro, ok? Non vorrei testarlo su poveri villager, anche se mi stanno costringendo perché non c'è nessuno da picchiare. Prendiamo l'armatura e anche il cibo prendiamo. Direi di testare un arco sui villager. Usiamo l'arco ape, vediamo cos'è che fa. Oddio, ma spara letteralmente un'ape che avvelena il nemico. Beh, fighissimo. E se volete provare anche voi questi archi, vi lascio il link per cliccare il datapack nella descrizione. Eccolo il mio amico Iron Golem. Vediamo con l'arco anvil cos'è che fa. Oddio, ha sparato veramente un anvil, ma fa molto più danno. Non so quanto danno fa, l'ho mancato. Dai, vieni qua, forza. Sono stortissimo, riesco a beccarlo. Ma sono storto io o c'è qualcosa che non va? Però non mi odia. Oh, gli faccio malissimo invece. Con questo anvil gli faccio malissimo. Proviamo l'arco rimbalzoso. Rimbalza letteralmente nel terreno. Adesso ce l'ha con me, adesso ce l'ha con me, ce l'ha con me adesso. Arco Shulker, prendi questo. Sta levitando. Però l'Iron Golem quando cade non prende danno. Usiamo l'arco Firework. Devo uscire un Firework che faccia danno. Non sta funzionando molto bene. Andiamo di arco Anvil che mi sembra il più potente. Sì, l'arco Anvil fa davvero tanto male. Facciamoci subito il piccone in ferro. Prendiamo un altro po' di legno e poi ho visto un portale in lontananza. I letti per uccidere il drago non ci servono perché abbiamo i nostri archi ovviamente. Vediamo se siamo fortunati. Ci servono esattamente 3 blocchi. Qua ce n'è uno che non posso rompere. Qua abbiamo precisamente 3 blocchi. Perfetto. Prendiamoci l'oro per scambiare con i nostri amici piglin. Purtroppo non ho un arco esplosivo, ma anche se ci avessi non penso che rompa l'ossidiana. Ci siamo, manca poco, ce l'abbiamo fatta. Entriamo subito nel Nether. E questi archi sono solamente 5, in mezzo a tantissimi nuovi archi che possiamo testare. Siamo arrivati nel Nether. Andrei subito alla ricerca di un bastione perché ci serve tantissimo oro. Ma se io mi colpissi con l'arco Shulker posso volare? Potrei anche morire per sbaglio. Sto volando! È geniale questa cosa! Geniale finché non cado per terra. Non mi sembra che mi abbia fatto danno però, o sbaglio. Se un po' di danno lo fa, poi ci permette di volare. Quindi pillar non ci serviranno più. Siamo fortunati che in questa versione del mondo questo oro ci dà direttamente i lingotti. Quindi siamo pieni di cose. Con i nostri due blocchi arriviamo già a 28 lingotti d'oro. Ci basta trovare dei piglin e scambiare con loro. Praticamente se io picchio lui con un'ape e ci lancio un'ape addosso, dovrebbe avercela con me. L'ho mancato. Più basta di lanciarla. I pigli non prendono il veleno? Ah, questa cosa non la sapevo. Chissà se il drago può essere avvelenato. Abbiamo il primo piglin. Vieni qua a scambiare con noi, forza. Ti scavo la tua tomba. Va qua, questa è la tua tomba, ti piace? Prendi l'oro e scambialo con me, grazie, gentilissimo. Non abbiamo tantissimo di oro, però spero che ci basti. Ci bastano 14, 16 end per all'incirca. Amico piglin, ho altre robe, ma cosa è successo? Si sono moltiplicati, sono diventati 3. Va bene, non mi lamento. Fire Resistance ci serve contro i Blaze, ma io voglio l'Ender Pearl. Sto tornando con altro oro, mi è mandato dell'Ender Pearl oppure no? Non mi sembra, c'è qualche Ender Pearl. Eccole qua, 4. Proviamo a scendere qua sotto, vediamo se ne abbiamo altre che non abbiamo visto. No, sempre 4, andiamo dall'altra parte. Sempre 4. Quanto quarzo ci è andato? Uno stack di quarzo abbiamo, incredibile. 32 nugget, vediamo se per sbaglio ci è andato qualcosa qua sotto. Ne abbiamo 9, buonissimo. Ha finito l'oro, davvero. Vediamo, ne abbiamo 15, abbiamo anche un libro con soul speed, non ci serve a niente. Voi siete stati molto gentili, ragazzi. Però è il momento per voi di morire. Ma direi che non ha funzionato. No, non devo sparare le Spectral Arrow. Devo sparare queste. Ok, oh! Fa malissimo. Vado a beccarli. Sono morto in 2 colpi. Questo arco è potentissimo, è l'arco più OP che abbiamo mai visto. Qua direi di provare a salire con il nostro arco Shulker. Riesco a beccarmi.
Ok. Però dura pochissimo, devo continuare a beccarmi. So che potrebbe essere un problema. Non ha funzionato il mio piano. Mi sono arreso, ragazzi. Non sono in grado di fare questa cosa. Non sono così pro come pensate. Anche se non penso che qualcuno di voi lo pensi. Siamo arrivati normalmente. Questa fortezza è molto interessante. Vediamo se riesco a salire in qualche modo. Andiamo con il nostro arco, ci becchiamo e saliamo. Basta pensare di blocchi ogni tanto. Di checkpoint. Perfetto. Dai, forse è l'ultima freccia. Vabbè, ci siamo arrivati. Ciao amico, come stai? Tutto bene? Io ti evito. Grazie mille. Ok, là c'è il... ci sono i blaze. Ho mai uso le frecce. Io non faccio tutto con le frecce. Adesso non servono i blocchi. I blocchi sono sopravvalutati. E blaze, morite con le mie anvil. L'ho mancato. L'ho mancato ancora. Com'è possibile? Non posso beccare il blaze con l'anvil. Ehi, ehi, ehi. Ehi, calmo te, calmo. Non lo becco. Ah, devo beccare tipo sotto, sui piedi. Ecco qual è il segreto dell'anvil. Devo beccare i piedi dei mob per l'anvil. Ok, l'abbiamo beccato. Ehi, ehi, fanno male, fanno molto male. Andiamo di... freccia, firework. Devo uscire fare qualche fandano, sennò è inutile. Come è figo comunque, cioè è bellissimo. Basta... ehi, mi faccio male da solo. Una blazer ce l'abbiamo. Prendete questo anche voi. Andiamo di freccia rimbalzosa. Mi è rimbalzata addosso. Possiamo rimbalzare così? Oh, io posso beccare da così. Però con queste particelle non vedo niente. Loro posso prendere danno dall'ape? Sì, buonissimo. Devo andare di ape e poi subito di firework. Perché l'ape li indebolisce. Il firework li one shot poi. Andiamo ancora con la nostra tattica ape. Ho mancato l'altro però. Ma le api vanno... perché volano in alto le api? Ok, l'ho beccato. Firework. Siamo a 4 adesso, ne sono spronati altri. Via, 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 via. Arco firework, tocca a te. Siamo a 7 blaze rod. Interessante, ci bastano. Ma sì, abbiamo 14 ender eye. Devi tornare subito a casa e poi andiamo a cercare il nostro fantastico amico drago. Siamo a casa, lanciamo gli occhi e andiamo in questa direzione. Però riprendiamo l'occhio, per favore, grazie mille. Al momento non ho archi che mi danno velocità o mi danno... l'arco enderpearl sarebbe bellissimo, che lancio una freccia. E c'è l'enderpearl che mi cade per terra. Se c'è lo testeremo nei prossimi video allora. Siamo arrivati all'oceano, vediamo dove punta. Ah, l'abbiamo superato. È qua sotto allora, benissimo. Qua c'è una caverna, scendiamo da lì. E forse lo vediamo addirittura in qualche modo, no? No, è una caverna un po' del cavolo, andiamo a piedi. È esattamente qua, ecco sotto, l'ho lanciato lì prima e adesso è andato di qua, quindi è qua sotto. Caverna, questa sì che è bella, questa mi porta dentro precisamente. Almeno spero. Che schifo di caverna. Scendiamo da qua, va. C'è una possibilità abbastanza elevata che io abbia sbagliato punto, ok? Quindi forse dobbiamo iniziare a cercare da altre parti, perché non mi sembra che qua ci sia qualcosa. Siamo arrivati alla Deep Slate. Sì, è giusto invece. Più o meno, non era il punto preciso in cui dovevamo arrivare, ma siamo arrivati. Il giusto stronghold è la cosa più strana che abbia visto in vita mia. Qui sono le scale. Qua c'è la fontana. Abbiamo trovato, l'ho visto. L'ho visto, l'ho avvistato. Entriamo subito, mettiamo tutti gli occhi. E siamo pronti a entrare nel portale. Ci siamo. Con i miei archi super OP il drago morirà in pochi colpi. Adesso provo a avvelenarlo con l'ape. Anche se sarà un po' difficile avvelenarlo con un'ape. Vediamo l'arco firework se riesco a colpire gli Ancry Crystal anche da lontano. Cioè senza beccarli precisamente. No, ok, ho beccato gli Ancry Crystal, ma non funziona. Abbiamo capito che non funziona. Abbiamo beccarli precisamente. Andiamo di arco rimbalzoso. Ma con le mie abilità sono più o meno sono incredibile. Evitiamo che le frecce mi... beh, sta rimbalzando ovunque quella. È sceso? Arco ape! È il tuo momento! Lo becco! Arco ape, vai, dai, prendilo! Mi sa che non si può... non può essere avvelenato. Arco anvil! Finire spinta l'anvil, no! Ma che cavolo, questo... non funziona nessun arco finché è per terra! Dobbiamo rompere tutti in crystal. Manca solo l'ultimo. Andiamo di arco firework. L'ho rotto, perfetto. Dubito che il drago possa levitare. Allontaniamoci. Non moriamo. Non ho manco un secchio d'acqua con me. Sta scendendo? Poi non faccio niente. Devo usare l'arco anvil adesso. Viene respinto. Non posso fare niente. L'anvil vengo respinto completamente da lui. Mi cado in testa. Arco ape, davvero non funzioni?
Che inutilità sto gioco. Arco rimbalzoso. Niente raga, non è la giornata oggi. Andiamo con le solite vecchie mani. Vediamo se sull'arco anvil fa qualcosa. Non fa niente, perfetto. Sta scendendo un'altra volta. Andiamo. Forse se io faccio così con l'arco firework posso fargli danno. Mi sembra che faccia un danno. Ok, sta prendendo danno più o meno. Andiamo, andiamo, andiamo così, continua. Mi faccio più danno da solo che a lui. Andiamo normalmente con l'accetta, forza. Ha pochissima vita, mancano poche frecce. Se solo lo beccassi in qualche modo. Beccato. Ci siamo. Le frecce stanno rimbalzando ovunque. Le vedo. Rimbalzano contro il pilastro e poi tornano indietro sul drago. Attenzione. È non è l'ultima freccia finché non lo becco. Mi becco da solo adesso, vedete. Sta scendendo. Uccidiamolo tramite firework. Sarà un disonore per lui essere ucciso da un firework. Fate danno, vi prego. È morto l'Ender Dragon da un firework. Non ci credo. Ragazzi, direi che la nostra missione è stata compiuta. Ce l'abbiamo fatta. Anche con l'Ender Pearl. Sono un mago. Dove sono finito? Dove cavolo sono? Ah, eccolo qua. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate like, commentate per il volere. Un studio loco. Dove finita la freccia? Eccola qua. Ciao a tutti.